scelto questo splendido posto per fare la giunta dell'Oregio che oggi voi avete fatto qua. Io vi ringrazio e porto ovviamente saluto mio ancora a tutti voi presenti e avremo anche modo il pomeriggio di proseguire con la visita al Palazzo e poi a San Romedio e vi ringrazio ancora una volta di aver scelto San Veno, centro culturale della Valle di Non. Grazie. Grazie Sindaco. Allora Presidente Rossi, se vuole concludere lei i lavori, poi naturalmente terranno anche il Presidente Blatter e il Presidente Compaccio. Grazie, sì, certamente avremo modo su tutti e tre ovviamente di intervenire. A me spetta il compito di fare un pochino l'illustrazione dell'ordine dei lavori che abbiamo seguito oggi. Abbiamo approvato il bilancio, abbiamo fatto alcune variazioni di bilancio in relazione ad alcuni progetti di cui poi darò breve illustrazione. Abbiamo aperto, come era giusto e doveroso, la nostra seduta affrontando subito il tema del Brennero, il tema dei flussi migratori, il tema dei profughi, il tema della nostra collaborazione su una problematica particolarmente difficile come questa, che preoccupa le nostre comunità, che preoccupa i nostri paesi, che preoccupa le nostre repubbliche e che dovrebbe essere anche di più al centro dell'agenda europea. Dico subito che lo abbiamo fatto per aggiornare innanzitutto le informazioni fra di noi, e attraverso questo aggiornamento ci siamo evidentemente confermati quella che è la realtà, cioè che al Brennero oggi la situazione è assolutamente sotto controllo e che non ci sono problematiche particolari, ma lo abbiamo fatto non solo per aggiornare ma anche per confermarci che da un punto di vista degli atti che l'Euregio doveva adottare avevamo già adottato a febbraio una delibera molto precisa, molto circostanziata, ricorderete che fu anche oggetto di comunicazione al Presidente della Commissione Europea questa delibera, ma soprattutto fu oggetto di lavoro congiunto fatto dai tre Presidenti, e qui lasciatemi ringraziare il Presidente Blatter e il Presidente Compaccia perché se ne sono fatti carico evidentemente con maggiore efficacia anche rispetto a quanto non abbia potuto fare io, sia nei confronti del governo austriaco che del governo italiano, e quindi in quella delibera avevamo concordemente espresso quello che vi esprimiamo anche oggi, cioè che al primo punto c'è la collaborazione, al primo punto c'è la necessità di un presidio giusto e doveroso dei confini, che al primo punto c'è anche la sicurezza delle persone, ma che ci sono anche elementi che fanno considerare il Brennero un territorio particolare, un punto particolare in Europa e che quindi in funzione della sua particolarità richiedeva l'impegno congiunto che c'è stato in termini di controlli, c'è stato un accordo fra Italia e Austria per l'effettuazione di questi controlli, oggi i controlli avvengono in maniera congiunta e questi controlli congiunti hanno permesso di avere una situazione che direi è più che accettabile e una situazione che deve sempre essere monitorata ma che non richiede oggi interventi di carattere particolare. Ci siamo poi anche confermati la nostra visione comune che è quella di far sentire anche la nostra voce come già abbiamo fatto perché le regole europee della distribuzione equa dei profughi siano applicate in tutta Europa, cosa di cui evidentemente lo Stato austriaco si è già fatto carico in tempi non sospetti, e questo va detto con grande forza, cosa di cui l'Italia si sta facendo carico in questo momento. Ma poi ci siamo anche detti che la nostra condivisione è totale sul considerare che servono azioni straordinarie e eccezionali e grande impegno per quanto riguarda l'Europa per avere una sorta di piano Marshall, un aiuto straordinario e un'azione straordinaria nei paesi d'origine, perché questo problema si risolve con una grande
determinazione soprattutto in quella direzione. Questo è il primo punto che abbiamo affrontato, sul quale evidentemente fin da subito ritengo necessario che i due colleghi presidenti esprimano anche loro, magari rendendoci anche disponibili subito su questo tema a delle vostre domande, la loro visione che è, sta dentro, ripeto, quella delibera che abbiamo adottato in febbraio e che è stata non solo un pezzo di carta, lo voglio sottolineare, ma un concreto impegno dei nostri territori, delle nostre istituzioni e dei nostri anche stati di appartenenza, perché questo va riconosciuto. Prego, Presidente. Zunächst möchte ich mich beim Präsidenten Burger Bossi bedanken für die ganze Arbeit, die geleistet wurde, für die exzellente Sitzungsvorbereitung und aber auch der gesamte Sitzungsverlauf. Das ist eine große Aufgabe und dafür seitens des Landes gewonnen einen sehr herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass dieses Projekt Prometheus Weg umgesetzt wurde. Das verbindet uns, ich habe das in meiner Präsidentschaft begonnen und jetzt ist dieser Prometheus Weg beginnend vom Tower bis hierher fertiggestellt und das verbindet uns ja wieder. Das sind so diese schönen, kleinen, aber netten, grenzüberschreitenden Projekte, die wir immer wieder zusammenbringen. Alle Projekte, die wir heute behandelt haben, findet die volle Zustimmung von mir und ich möchte mich insbesondere auf zwei Themen ganz kurz eingehen. Das erste ist natürlich die gesamte Flüchtlings- und Migrationswelle, die wir zu bewältigen haben. Ich stimme Herr Ugo Rossi zu und möchte Folgendes dazu sagen. Ohne die Euregio hätten wir mit Sicherheit am Brenner eine andere Situation. Es ist nur durch die gute Zusammenarbeit möglich, dass im Rahmen der Taskforce, wo die Polizeien von Österreich und Italien zusammenarbeiten, auch gemeinsame Strategien entwickelt werden, möglich, dass nicht direkt am Brenner kontrolliert wird. Und unsere Beschlussfassung, die wir am 15. Februar 2016 gefasst haben, wo wir alle Szenarien aufgezeigt haben, bis hin zu etwaigen Grenzkontrollen, wenn es die Situation erfordert, aber mit allen Rahmenbedingungen, genau der Beschluss, den wir dort gefasst haben, wird operativ umgesetzt. Und deshalb kann ich eines sagen, dass die Lage im Griff ist am Brenner. Hängt damit zusammen, dass die Zusammenarbeit zwischen den italienischen und österreichischen Behörden, Polizeien gut funktioniert, dass die illegale Migration bereits schon in Italien gestoppt wird und wir daher täglich zwischen 15 bis 25 illegale Migranten auf der österreichischen Seite, auf der Tiroler Seite aufnehmen können. Wir können ganz genau beurteilen, wie viele illegale Migranten unterwegs sind, weil wir im grenznahen Raum mit der Polizei, Polizistinnen und Polizisten zwischen 80 und 100 hier auch diesen Kontrollmechanismus haben. Also das ist die Botschaft, wir haben die Lage im Griff, dank der guten Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union geholt. Natürlich ist es so, dass wir verunsichert sind, was die gesamte Lage betrifft, im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Migrationswelle. Weil wir einen massiven Anstieg bei den Anlandungen der Flüchtlinge in Italien haben. Wir sind hier ständig in Kontakt mit den Ministern in Österreich und aber auch in Italien, um uns abzustimmen. Und da geht es natürlich schon darum, dass einerseits Italien unterstützt werden muss. Auf Dauer kann Italien diese Problematik alleine nicht bewältigen. Das fordern wir auch von der Europäischen Union, dass diese Unterstützung gegeben wird. Andererseits ist es auch notwendig, dass eine gleichmäßige Verteilung der Asylwerber in Europa stattfinden muss. Da braucht es eben diese Solidarität. Die europäische Wertegemeinschaft muss sich mit dem Thema Solidarität massiv auseinandersetzen.
Und was wir auch einfordern, und haben wir eine gemeinsame Position, dass die EU-Außengrenze abgesichert werden kann. Denn ein unkontrollierter Zuzug, das kann es nicht sein. Das ist auch eine Sicherheitsfrage. Und meine Meinung ist, dass man hier auch Frontex aufrüsten muss, dass hier eine Mission, gut organisierte Mission im Mittelmeer stattfinden muss und dass nicht eines ist, wenn die Asylbewerber oder die Flüchtlinge gerettet werden, dass damit ein Ticket nach Italien verbunden ist. Das wird einen Effekt auslösen, wo immer noch mehr Flüchtlinge kommen. Und das erwarten wir uns von der Europäischen Union, dass hier dementsprechend verhandelt wird. Und Ugo Rossi hat es bereits angeführt, das langfristige, mittel- und langfristige Projekt kann nur sein, wir müssen Afrika massiv unterstützen, damit nicht Menschen hierher flüchten, weil sie in Europa ein besseres Leben vorfinden können. Und gerade in der Europa-Region Tirol unterstützt verschiedenste Projekte, wo wir die Menschen unterstützen können in Afrika, damit sie in Afrika letztendlich ihre Zukunft finden. Noch einen Punkt zum Verkehr, weil wir ja ziemlich stark betroffen sind. Wir rechnen mit einer LKW-Zahl über den Brenner von 2,2 Millionen im Jahre 2017, trotz des sektoralen Fahrverbotes. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns entschlossen haben, dass ein Euregio-Verkehrsgipfel im Herbst stattfinden kann, im Zusammenhang mit Entwicklung Euro, Vignette, Begutachtung etc., damit wir hier auch gemeinsame Strategien entwickeln können. Ja, ich kann mich jetzt relativ kurz fassen, weil ich die Aussagen des Präsidenten Rossi und des Kollegen Günter Platter nur bestätigen kann. Sie stellen also fest, es gibt eine gemeinsame Position der drei Länder der Europaregion, es gibt eine gemeinsame Position der Europaregion in der Flüchtlingsfrage, in der Frage, was am Brenner geschehen muss, in der Frage, was insgesamt die europäische Politik hier leisten muss. Und ich kann das nur bestätigen, wir haben bereits im Beschluss aus dem Februar des vergangenen Jahres unsere gemeinsame Position festgelegt. Und mehr als das, es ist uns gelungen, auch auf Grundlage dieser gemeinsamen Position innerhalb der Europaregion Tirol, die beiden Länder Österreich und Italien, auch dahin zu bewegen, dass man genau Maßnahmen in diese Richtung setzt, nämlich die Zusammenarbeit hinsichtlich der Kontrolle, der notwendigen Kontrolle der Migrationsflüsse am Brenner. Diese Zusammenarbeit ist auch auf Druck unserer Länder geschehen, in Zusammenarbeit mit uns. Ich darf mich in besonderer Weise auch noch mal nachträglich bei den beiden Innenministern Sobotka und seinerzeit Alfano bedanken, dass es uns dann gelungen ist, das in Gang zu bringen und dass das seither erfolgreich durchgeführt wird. Die Euregio Task Force ist hier ein zentrales Element, wo auch man sich zusammensetzt und gemeinsam die Maßnahmen abspricht, koordiniert, die auch die Informationen austauscht. Und das hatten wir damals gefordert, das ist umgesetzt worden, das gilt nach wie vor. Und wir haben damals eben auch weitere Forderungen aufgestellt, die nach wie vor wichtig sind, denn es kann dabei ja nicht bleiben. Es gilt natürlich, den Flüchtlingszustrom zu mindern und dafür braucht es eine Reihe von Maßnahmen. Es braucht eine wirksame Bekämpfung des Schlepperwesens, es braucht eine Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Staaten, mit Libyen, mit den anderen, um geregelte Verhältnisse zu schaffen für einen legalen Überblick jener, die Anrecht auf internationalen Schutz haben. Es braucht mittel- und langfristig große Unterstützung für Afrika, das, was Franz Fischler einen Marshallplan für Afrika genannt hat. Auch hier stimmen wir vollkommen überein. Für die Betreuung, so Menschen, die bereits in Europa sind, bedarf es der europäischen Solidarität. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Auch das ist eine Forderung, die wir alle unterstützen. Und wir werden dies auch weiterhin gemeinsam tragen, einfordern. Und noch einmal, es ist absolut nachvollziehbar, dass man die Situation kontrollieren will. Und es ist auch richtig, dass das getan wird in Zusammenarbeit. Und gleichzeitig gibt es eben
Ursache letztendlich zu arbeiten. Und das wollen wir auch künftig einfordern. Abschließend noch zu den anderen genannten Punkten ganz kurz. Das Thema Transit ist ein zentrales Thema für unsere Länder. Hier konnten wir in den letzten Monaten Schritt für Schritt Voraussetzungen schaffen, dass wir jetzt wirklich auch eine Politik der Lenkung dann auch gestalten können. Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Hier war eine Reihe von Schritten notwendig. Es gab Voraussetzungen auf Ebene der Europäischen Union zu schaffen, aber auch insbesondere innerhalb Italiens. Wir haben diese Vereinbarung in Bezug auf die Brenner Autobahn, die es ermöglicht wird, auch die Eurovignette einzuführen, die es ermöglicht wird, eine Tarifpolitik zu gestalten, die auch der Verlagerung dient. Es gibt Länder zu unterstützende Maßnahmen zu setzen für die Verlagerung, auch Förderung der Verlagerungsverkehrs, Infrastrukturmaßnahmen. Das alles ist auf der Schiene, kann man sagen. Es ist jetzt vieles vorbereitet. Dieser Gipfel im Herbst wird dazu dienen, das alles noch besser abgestimmt zu koordinieren und die nächsten Schritte zu programmieren, damit wir auch hier eine gemeinsame koordinierte Vorgehensweise haben, um die Bevölkerung längs der Brennerroute wirksam zu entlasten. Die Projekte der Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft und Forschung, die wir heute beschlossen haben, die sind von zentraler Bedeutung für unsere Region, weil sie wirklich auch Themenfelder betreffen, die für uns wichtig sind. Und genauso auch die ausgebildeten Führungskräfte, die wir vorbereiten. Und auch hier sind wir in allen Bereichen mehr oder weniger startbereit, also schon in der Umsetzungsphase. Und deshalb danke auch von meiner Seite für die hervorragend vorbereitete Sitzung, für die Arbeit, die geleistet worden ist von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich bin zuversichtlich, dass wir auf diesem Wege in der Europaregion auch noch weiter viele, viele Erfolge einfahren werden können. Bene, io volevo completare illustrando altri due punti che riguardano progetti specifici che prendono l'avvio oggi, dopo una fase istruttoria importante. Si tratta del progetto denominato Istoregio, coordinato dal Centro di Ricerca Storica di Bressanone, che vede la partecipazione delle università, naturalmente dei nostri tre territori, ma anche di tutti gli altri istituti di ricerca storica e storiografica che sono presenti sui territori. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è costruire la consapevolezza di una storia comune, costruire la capacità di leggere una storia comune, costruire la capacità di sentirla nostra e quindi anche di comunicarla in maniera positiva. Perché? Perché da questa scoperta della storia comune l'Euregio possa diventare uno strumento di costruzione di un futuro sempre migliore. La storia comune ci ha insegnato, e a proposito di storia comune dopo ci recheremo a San Romedio, dove avremo l'opportunità anche di rendere omaggio a un eroe importante della nostra storia comune, Andrea Soffia. La storia comune deve servire soprattutto ai nostri giovani per garantire loro quelle conoscenze necessarie che permettano di migliorare le relazioni fra di noi e di trovare opportunità attraverso queste relazioni. L'altro progetto che su una logica di relazioni si basa e che ha una dotazione anche finanziaria importante, sono circa 1,2 milioni di euro, è il progetto che cerca di mettere in rete le conoscenze, il know-how, le opportunità di innovazione e di ricerca che sono già presenti in Tirolo e su Tirolo e in Trentino nel settore dell'alimentazione e del benessere e della qualità della vita. Capofila di questo progetto sarà la Fondazione MAC a San Michele, dove l'Euregio può diventare un'opportunità, oltre che di ricerca diretta per i nostri giovani, anche di valorizzazione dei nostri prodotti locali e quindi di come utilizzare i prodotti locali in una chiave più legata al benessere e alla qualità della vita, alla salubrità, ma vorrei dire anche alla loro capacità di essere anche attrattivi per le persone, anche in chiave economica, perché siamo convinti che conciliare la sostenibilità
con l'aspetto economico sia la chiave per migliorare il nostro futuro. Prossimamente vedrà la luce anche un altro progetto importante, che è quello della partenza di un master post-universitario da dedicare alle pubbliche amministrazioni, ai bisogni formativi delle nostre tre pubbliche amministrazioni, che in chiave euro-regionale e in chiave europea possono utilmente collaborare, mettere a fattor comune ciò che già di buono hanno fatto, anche qui al servizio di quei giovani che pensano di dedicare il loro futuro a lavorare nelle pubbliche amministrazioni. Troverete nella cartella stampa anche un resoconto dei progetti realizzati nel 2016 e anche di ciò che già è stato fatto nel 2017. Preciso solamente che con un bilancio di 3,7 milioni di euro troverete tantissimi progetti, molti altri progetti non passano dal bilancio direttamente ma sono coordinati dall'ufficio GEP dell'Euregio, sono più di 38 quelli che non passano dal bilancio ma che sono coordinati e che spaziano in tutti i settori dove è possibile costruire collaborazioni positive. Sono settori che vanno dalle attività per i giovani, dalle attività sia sportive, in campo musicale, in campo dell'apprendimento linguistico, sono attività che vanno nel campo dell'organizzazione di eventi comuni. Il 17 settembre a Vergine avremo la festa dell'Euregio con un treno dedicato da Innsbruck a Vergine che potrà portare qui tutti coloro che vorranno partecipare, nella logica di costruire sempre più una rete positiva fra di noi e, come dicevo prima all'inizio, di dare ai nostri giovani un ulteriore strumento per guardare con fiducia al futuro. Un'ultima precisazione per quanto riguarda quello che i miei colleghi hanno definito vertice dei trasporti, che anch'io molto volentieri definisco così. Gli obiettivi li hanno utilmente descritti loro, lo faremo in autunno. Aggiungerei anche un obiettivo che in questo momento è probabilmente più legato al versante in territorio italiano, ma trattandosi di politiche comuni sarà molto positivo anche per il Tirolo, cioè questo vertice dovrà anche servire per affermare con forza che il desiderio che la provincia di Trento, la provincia di Bolzano e anche la regione Trentino Alto Adige hanno di avere una società in house che gestisce l'autostrada del Brennero non è un desiderio di acquisizione di ulteriore potere, non è un desiderio di acquisizione di risorse economiche con le gabelle rispetto a chi è costretto a passare nel nostro territorio, non è niente di tutto questo, è semplicemente uno strumento da mettere a disposizione del benessere, della qualità della vita dei nostri cittadini, ma vorrei dire a disposizione dell'Europa stessa. Perché il tema della conservazione delle Alpi e della loro valorizzazione è un tema che riguarda chi ci vive, ma anche un tema che riguarda milioni di cittadini europei che tutti gli anni vengono sulle Alpi d'estate e d'inverno nei nostri bellissimi territori a trovare quel qualcosa che non riescono a trovare nelle loro città. E allora le Alpi sono un patrimonio di tutti a livello europeo e avere anche strumenti societari che garantiscano che questi obiettivi di miglioramento di qualità della vita e di preservazione dell'ambiente siano realizzati è un interesse che va ben al di là del piccolo desiderio di potere che può avere un presidente di una provincia, cosa che non è affatto. Questo lo dico perché spesso appare che tutto il lavoro che stiamo facendo in questa direzione sia semplicemente da ricondursi alla volontà di disporre di una società in più o di una società in meno. Il nostro desiderio non è avere società, ma è avere un traffico di attraversamento il meno impattante possibile. Ecco perché ci impegniamo così tanto in questa direzione. Se gli altri due presidenti devono aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo alle domande. Giacomo, ho visto che Io volevo chiedere, se può,
sentiero, del percorso Innsbruck, anzi Tau San Romeo, e questo spero che sia un'opportunità anche per la nostra valle, e quindi che sia partito e sia arrivato in porta, questo, è un valore aggiunto per l'Eugregio. Ecco, io mi limito a questa osservazione locale per sottolineare che a volte i grandi progetti hanno anche una ricaduta sui territori, in questo caso questo è avvenuto. Grazie, sì, è talmente importante che abbiamo fatto anche qui, proprio in questo luogo, qualche settimana fa, una presentazione di questa opportunità, e avremo oggi presente a San Romeo anche l'ideatore, uno dei due ideatori di questa iniziativa, che è nata con la presidenza, Prata, che oggi arriva a conclusione, e che è davvero di straordinaria opportunità. Abbiamo visto delle fotografie, abbiamo visto dei filmati, ed è davvero molto ma molto suggestivo, una grande idea sotto il profilo culturale e anche di opportunità turistica, e sono queste cose che possono sembrare piccole e banali, sono quelle che invece garantiscono che quel filo che dobbiamo continuamente riscoprire continui a esserci. Quindi è fatto bene, grazie di averlo ricordato. Andrea Rossi, non credo, Corriere Trentino, prego. Eccomi, io volevo chiedervi se rispetto a questo piano Marshall, tra virgolette, di cui avete parlato, avevate anche immaginato delle azioni concrete da proporre, oppure aspettate le proposte dall'altra parte? Ma posso dire preliminarmente, credo di poterlo dire a nome di tutti e tre i territori, i nostri tre territori sono già impegnati in termini di risorse proprie, a mettere a disposizione risorse del proprio bilancio per l'aiuto soprattutto nei paesi dell'Africa. Lo facciamo con un impegno ben preciso che confermiamo, che abbiamo confermato anche in un periodo difficile in cui sembra che destinare risorse a chi ha bisogni lontani possa essere una deprivazione invece dei nostri cittadini. Noi non pensiamo che sia così, e quindi prima di tutto l'abbiamo fatto già indipendentemente dal problema. Dobbiamo certamente cercare di creare le condizioni perché questo diventi una politica comune a tutta l'Europa. La nostra intenzione non è quella di condizionare le destinazioni del bilancio europeo, evidentemente non abbiamo questa pretesa, però pensiamo che tre territori come i nostri abbiano le carte in regola anche per la collaborazione che hanno saputo dimostrare, per lanciare un piccolo messaggio, un piccolo barra grande messaggio che deve acquisire più voce e più presenza nelle politiche anche europee. Questo è quello che pensiamo. Qualche altra domanda da parte dei colleghi? Alza, forse sì. Domanda, quindi può scacciare così il Presidente, grazie. Quindi ulteriori passaggi ufficiali al momento non ci sono, il vostro comune è già un appello, diciamo, all'istituzione europea. Sì, sì, certamente sì. Sono fissati alle scadenze. Diciamo. Certamente sì, è chiaro che insomma l'appello va alle istituzioni nazionali, alle istituzioni europee, però insomma non è un tema di cui si parla. Ovviamente anche dichiaratoci più che disponibile a continuare a dare una parte, non è sia soltanto un messaggio fate voi, adesso ci pensate voi, ma noi ci siamo a fare la nostra parte, e sicuramente credo che non siamo gli unici a chiedere questa cosa, un piano nasce ovviamente se è questa l'idea, sì. Si usa questo termine per poi avere l'idea che ci vuole qui una cosa straordinaria e non diciamo compilare un attimino con singoli progetti che sono tutti lodevoli e valorosi, però qui bisogna dire adesso bisogna cambiare passo, ovviamente strutturando le azioni condivise da tutti i paesi europei, ovviamente accompagnandole magari anche con
degli aiuti non soltanto umanitari, ma anche altri amministrativo, ovvero anche di polizia, dove necessario, ovviamente in stretta collaborazione, parliamo di collaborazione con i paesi africani. Se non ci sono altre domande, presumo che mi prenda spazio per le interviste televisive.